Ciao a tutti cagnacci, benvenuti in un nuovo video e sono qui ospite del canale SDR Channel e visto che sono ospite parlerò di qualcosa che non sono solito parlare nel mio canale, cioè di Bleach. Ho già fatto un video difesa di Bleach, però adesso voglio completare un attimo il mio discorso. Molti attaccano l'autore e l'opera accusandola di cose che secondo me sono ingiuste, come l'eccessiva superficialità, la pochezza della trama e i power-up assurdi. Ora, parliamoci chiaro. Bleach è un manga con tantissimi difetti, sono chiari e evidenti a tutti quanti, ma ha anche tantissimi pregi. I difetti maggiori, a mio parere, sono il protagonista, che è di una scialberia assoluta. Gon di Hunter x Hunter sembra un capo personaggio rispetto veramente ai Ichigo Kurosaki. E soprattutto c'è una seconda critica, che è una delle più fondate, è forse la ripetitività delle giustificazioni per far partire le varie saghe. C'è sempre qualcuno che viene rapito e qualcuno che deve andare a salvarlo, magari in un altro mondo, ok? Io ci aggiungo un altro difetto, che è quello che più ha deluso me, e cioè la schematicità di come avvengono gli scontri tra i personaggi e alcuni combattimenti, a mio parere, superficiali, approfonditi anche troppo, e alcuni combattimenti importanti che sono avvenuti in pochissimo tempo senza andare a scavare molto su nel background di appunto dei villain o di quei personaggi che si sono trovati di fronte i nostri protagonisti. Alcuni personaggi mi sarebbe piaciuto che fossero approfonditi di più, così non è successo, invece è successo per personaggi a mio parere molto più inutili. Questa cosa è successa principalmente, diciamo, nel Hueco Mundo, nella saga degli Espada. Ora, che ho detto quali sono i difetti, a mio parere però c'è da dire quali sono i grandissimi pregi di Bleach, che tutti quanti invece disdegnano. Per prima di tutto il bianco. La scelta di ambientare tutto nel bianco è una delle più azzeccate e originali del manga. Una delle scelte più azzeccate e originali del manga. Perché? Molti criticano questo bianco quando non hanno capito che c'è una volontà dell'autore di far avvenire tutto nel bianco, anche perché il titolo è Bleach, che vuol dire candeggina. Ora, i nostri protagonisti sono dei della morte, che combattono contro spiriti, contro cose soprannaturali, ok? E tutto questo avviene nella Soul Society, nella società delle anime, ok? Per quello che è la visione occidentale, non so com'è orientale, il bianco, la luce che tu vedi quando muori, è quella che poi ti dà, dona la serenità e quindi la pace eterna e quindi l'eterno riposo, ok? Per me c'è solamente una scelta dell'autore di voler creare questa concezione del fatto che tutto avviene in un clima spirituale e soprattutto grazie agli sfondi bianchi e alle ambientazioni veramente veramente schernissime si riescano a vedere tutte quante le dinamiche e le azioni dei combattimenti, che sono poi la cosa principale di Bleach. È un manga che va avanti molto a combattimenti e con pochissima trama fino a un certo punto della storia, in cui invece la trama diventa addirittura superiore ai momenti di combattimento. Ci sarebbero altre cose da dire, però mi voglio soffermare un attimo a smontare qual è il ragionamento che si fa spesso su Bleach, dicendo, ma i power-up sono insensati e bla bla bla. Attenzione, è vero, i power-up fino a un certo momento, cioè alcuni scontri, hanno avuto un esito che teoricamente non doveva essere quello, perché c'era un personaggio eccessivamente più forte di un altro, eppure quell'altro scarsissimo riesce a battere il personaggio più forte. E non essendoci una grossa componente strategica, questo è risultato alquanto strano per tutti i lettori. La cosa bella di Bleach è che proprio nell'ultima fase di storia, questa che sta avvenendo in questo momento, si stanno risolvendo moltissime dubbi, moltissime dinamiche che erano lasciate in sospeso e che avevano un po' fatto quell'effetto what the fuck, ok? Quindi mi piace anche questo Tite Kubo, che inizialmente ha creato un'opera di intrattenimento, dove le botte dovevano regnare selvagge, becere, con un filo di trama che collegava botte, botte, botte. Botte anche esteticamente fantastiche, perché il grande carattere design di personaggi, grande personalità di alcuni protagonisti, grandi poteri e anche originali nel modo di combattere attraverso le spade, ok? Nell'ultima fase del manga, Tite Kubo sembra aver lanciato il sasso per magari approdare una prossima opera dove la trama sarà molto più studiato e prevalente rispetto al semplice botte, botte, botte. Perché vi dico questo? Vi dico questo perché è proprio nell'ultima saga
che è riuscito a far quadrare esattamente il cerchio, risolvendo tutti quei power-up, spiegandoci perché tutte quelle situazioni in cui il power-up non ci era sembrato logico, ce l'ha reso logico, ci ha spiegato quelle situazioni in cui il potente veniva battuto dal piccolo, ce l'ha reso logico, è riuscito a creare il filo conduttore che ha legato alcuni personaggi e che a noi sfuggivano questi fili invisibili. Ora, non so se è frutto di una programmazione perfetta, creata fin dall'inizio mentre stava disegnando, o se è una cosa successiva che lui è riuscito a far filare alla perfezione. Resta il fatto che Bleach è stato tra i manga più venduti nel mondo, uno dei più apprezzati tra lettori di manga, e non è assolutamente un caso. Ultima perla che vi voglio dire su questo manga che io ho apprezzato, tranne la parte dei Fullbringer, che lì sembrava veramente un altro manga, che stavo dicendo. Ah, che è una cosa che ho veramente apprezzato sono i dialoghi e quelle battute da fighi pazzeschi poco prima di concludere uno scontro con una supermossa. Ecco, quella è un'altra cosa che Tidekubo sa far bene, rendere i personaggi fighi. E poi, attenzione, ha creato Kenpachi Zaraki. Kenpachi Zaraki, ma che cazzo di personaggio è? Uno che si mette i campanellini e una benda che gli limita il potere perché i campanellini quando l'avversario li sente riesce magari a non morire al suo primo attacco. Cioè, ragazzi, ci sono dei personaggi che sono stati veramente pazzeschi. Ecco, la forza di Bleach non è nei combattimenti, è nei personaggi, disegnati splendidamente, caratterizzati ancora meglio, dandogli ad alcuni quel piccolo approfondimento psicologico che riesce a creare un'empatia, e quindi ti riesce a far affezionare un po' a quel personaggio e a essere in apprensione per le sue sorti. Ovviamente non è il caso di Shigo Kurosaki, che è uno dei più merdosi protagonisti di sempre. Ciao a tutti, cani. E grazie a quelli di SDR che mi hanno ospitato. Vogliono marciare sul nome del grandissimo. Vergogna, vergogna. Ciao a tutti.